Eccoci, buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti con un'altra giornata estremamente carica, o almeno no, in realtà no, però in questo periodo mi sento molto carico perché c'è molta bullishness nell'aria. E la cosa mi ha anche spinto a una riflessione oggi che vi volevo condividere. Sono entrato in gufo mode, se avete visto su Twitter, e non è mia intenzione perché non voglio rovinare questo bel momento a nessuno, men che meno a me stesso e i sogni dei 100K, no? Da bravi permabull. Però stavo riflettendo su una cosa, scherzi a parte. La riflessione è partita dal fatto che ha ricominciato a pompare Shiba e ho visto di nuovo un'affluenza, ecco, che probabilmente sono sempre stati lì, non se ne sono mai andati, di, non lo so, investitori un po' sprovveduti, il cui unico scopo è proprio cercare di buttare soldi a caso in qualche coin per fare il mille per e appunto incrociare le dita sperando che quello sia un investimento. Quindi il confondere un po' il gambling con l'investimento. E questo mi ha portato a fare una riflessione. La riflessione è la seguente: nell'ultimo anno, in particolare dal 2020 ad ora, quindi 2020-2021, non c'è mai stato un vero bear market, perché noi abbiamo avuto sì questo dump lo scorso maggio e insomma qualcuno dice sì, bruttissima cosa, eccetera, ok, bruttissima cosa, ma avete mai provato, ve lo chiedo a voi che siete qui e che mi state guardando adesso e anche a coloro che mi seguiranno in seguito in differita su YouTube, vi faccio questa domanda. Voi c'eravate nel 2017, 2018 e 2019? Ve lo sto chiedendo perché tutti coloro che sono arrivati, gli ultimi arrivati, l'ultima ondata, no, che è stata nel 2020 e a seguire per l'appunto, non ha mai vissuto una situazione come questa. Tac. Uno, poi un pelo di recupero e due, per un totale praticamente di da qui a qui 2 anni di bear market. Queste sono quelle situazioni in cui c'è una sorta di epurazione, no, dal mercato. Lo si capisce perché si ricostruiscono tendenzialmente basi solide, appunto c'è l'epurazione da tutti quegli speculatori ultimi arrivati che cercano di fare il mille per con la shitcoin di turno, cosa che adesso purtroppo mi sembra che stia un attimino tornando in auge. E il motivo è che se ci pensate, dall'anno scorso, dal 2020 ad oggi, se investivamo comprando coin a caso, veramente a caso, come si, cioè, è praticamente impossibile non aver fatto profitto, ok? Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo. E la maggioranza delle persone che sono arrivate, cioè scusate, la maggioranza dei capitali in assoluto sono arrivati proprio dal 2020 in poi. E non lo invento io, lo dicono i numeri. Se voi andate a guardare i volumi, nella DeFi anche, ma in generale sugli exchange, il numero di utenti attivi, dalla fine del 2020, quindi quest'ultimo bull market in poi, c'è stato un incremento esponenziale. E questo mi fa pensare che la maggioranza dei capitali, appunto, entrati in questo periodo, che alla fine è anche forse la maggioranza del capitale totale, è in profitto in questo momento. E queste situazioni tendenzialmente portano quelle fasi di molta euforia, no? Fasi di euforia estrema, dove tutti si sentono furbi, si sentono geni, perché veramente bastava comprare coin a caso, tenerle e si è in profitto. E questa situazione cambia radicalmente nelle fasi di bear market. Per quale motivo? Perché di fatto il cosiddetto buy the dip non funziona più, perché nelle fasi di bull market, appunto, tu basta che compri appena ritraccia un po' e tanto poi va tutto su. Nelle fasi di bear market, se tu fai buy the dip e hai un orizzonte temporale comunque di medio termine, come la maggioranza appunto di questi speculatori, non funziona perché it keeps dipping, come si suol dire. E quindi è qui che c'è la vera epurazione, no, di tutta questa componente speculativa. E questo mi ha fatto riflettere, perché io rimango estremamente bullish, lo sapete, sul
lungo termine e quant'altro, e anche nella fase attuale in verità, perché siamo comunque in una struttura di mercato. Io guardo molti grafici e la struttura di mercato attualmente è bullish quasi su tutti i time frame, manca giusto un assalto ai massimi. Però ogni tanto rifletto anche sulla situazione generale del mercato e caspita, cioè, se davvero c'è così tanto capitale in profit al momento e anche tanto capitale della domenica, passatemi il termine, in profit, cosa succederà? Cioè, per quanto può durare una situazione del genere? È sostenibile o arriverà il momento dei take profit veri e allora invertirà la tendenza del mercato? Me lo chiedo perché, insomma, un'altra fase di bear market con tutto questo capitale ultimo arrivato, secondo me, impatterebbe non poco. Spunto di riflessione, ve la butto lì sempre per non fare sempre i soliti discorsi 100K, che quelli lì, come dire, lì si sente già fin troppo. È utile riflettere, insomma, capire anche quegli scenari che ci stanno più antipatici e ci viene voglia di allontanare per ovvi motivi. Io sono il primo, perché se facciamo un altro 2 anni di bear market, poi non mi fila più nessuno nei miei video. L'ultimo 2018-19 era una moria pazzesca, quindi non credete che me lo auguri, anzi io mi auguro l'opposto, però credo sia mio dovere, ecco, cercare di ragionare anche su questi aspetti e sappiate che lo faremo sempre. Ora, vi chiedo ovviamente la vostra opinione, come dicevo prima. Al di là di questo, la situazione su Bitcoin al momento non è affatto cambiata dall'ultima live che abbiamo fatto, anzi si sono aggiunte un paio di conferme di chiusura effettiva sopra i 53K, quindi il setup long che avevamo ipotizzato qui rimane assolutamente valido, la struttura è rialzista. L'entry area rimane questa perché abbiamo visto che è la zona di precedente liquidità, prima utilizzata in offerta, adesso è stata bucata, quindi tendenzialmente diventa di domanda. Lo stop loss lo si può mettere o sotto alla candelia, all'inizio, all'accensione del breakout, quindi sotto i 46.000 qua, oppure se si vuole stare belli larghi sotto i 40 tac se si fa un lower low. L'analisi del grafico tuttavia la rimandiamo a più tardi. Adesso, prima di parlare delle notizie, voglio parlare con voi leggere le vostre considerazioni su queste prime cose che ho detto, perché voglio vedere che cosa ne pensate, insomma, vediamo, soprattutto se ci sono considerazioni. No, non c'ero, sì, io c'è dal 2013. Beato te, ragazzo mio, beato te dal 2013. No, non c'ero purtroppo. 2019 c'ero e come? Io c'ero, io sfortunatamente no. Ma sai, sfortunatamente io conosco anche molta gente che paradossalmente c'era, ma si è fatta allontanare proprio in quel momento di bear market e non è che abbia guadagnato così tanto. Cioè uno dice, caspita, sei lì dal 2017, sarai multimilionario. In realtà non crediate che è così, era morto tutto, altro che. Arrivo dal 2015, ne ho visti e questa mi pare un ritracciamento easy. Sono d'accordo, cioè quest'ultimo non è un bear market, non ancora perlomeno. Adesso se poi le cose vanno male potrebbe diventare un bear market se rompiamo i 30K, ribasso e così via. Però per il momento è assolutamente bullish ancora. Quindi, cioè, ovvio, è una cosa diversa. Un conto è un flash dump, un ritracciamento, una correzione. Un conto sono 2 anni, provate a immaginarlo, 2 anni di mercato ribassista, dove il buy the dip non funziona più. È proprio quello la grande differenza, no? Ciao, secondo te dumpa Bitcoin? Non lo so, amico mio, non lo so. Io non sembra aver voglia di dumpare adesso, sinceramente. Questa era solo una riflessione macroscopica. Macroscopica. Sì, io c'ero, ma avevo investito poco e proprio dopo il grosso dump. Guarda, allora almeno come timing c'era. C'ero e sono stato malissimo. Brutto periodo. E lì si vede anche la differenza di chi ha davvero una visione a lungo termine e nonostante quei 2 anni di bear market ha continuato imperterrito con la sua strategia, e chi era un finto investitore. Dice, sì, io investo sul lungo termine, poi appena c'è un bear market, magari prova a fare un po' di buy the dip, vede che non funziona, allora basta, scappa e se ne va. Errore, mai non essere fedeli alla propria strategia.
Purtroppo no, io vengo dal lontano 2017 e me lo sono preso tutto. Guarda, anch'io vengo dal 2017 e maggio 2017 è stato il mio primo approccio con le cripto. Dunque, allora sei stramilionario, vedete che c'è questo pregiudizio. In realtà non per forza, io non c'ero, altrimenti avrei già una marea di Bitcoin. Guarda, se sei fedele alla tua strategia, al prossimo bear market, perché ci sarà, questo mi sento di dirlo, prima o poi io credo che ci sarà un bear market. Non so quanto durerà, quanto sarà forte, se sarà come il 2018-19, fin dove arriveremo. Perché lì ci vuole la palla di cristallo, ma io credo che per l'andamento che sta avendo Bitcoin, cioè anni in continuo profitto, mi sembra veramente un qualcosa di d'obbligo, ecco. Non lo so, come sempre sono aperto al confronto. Io sì, ho disinstallato Blockfolio, troppe perdite. Esatto, io 1600 per, 1600 per, li ho fatti solo con BitMEX con leva 100 per. E mi è andata di un culo pazzesco, con 100 dollari ho guadagnato un bitcoin, mai più capitato. Guarda, spero che quel bitcoin tu te lo tenga stretto come simbolo innanzitutto del colpo di culo che hai avuto e poi perché è un bitcoin e quindi tanta roba. Se io ho perso 200k, Ale, chi offre di più? Chi offre di più? Ho dovuto decidere se holdare o vendere. Ho holdato e non ho più guardato cripto per 2 anni. Questo vuol dire rimanere fedeli comunque alla propria strategia, perché credetemi che se uno non ci crede per davvero, per 2 anni tenere in perdita non è facile. Lì si vede la differenza davvero da chi è qui per cercare di grattare qualche profitto rapido e chi davvero investe sul lungo termine. Assolutamente. C'ero, ma avevo pochissimi soldi e abbandonai le cripto fino all'inizio 2021. Vedi? Apprezzo l'onestà. Occhio con quelle leve, basta una posizione fatta male e ti rimangi tutto. Direi proprio di sì, le leve 100 per magari anche no, perché per la botta di culo poi ne hai 10 che non vanno bene, ma adesso per fortuna le hanno tolte queste leve così alte. Allora, parapapapa, vediamo, mi è bastato il periodo. No, dov'è? Dov'è? Tac, mi sono perso la chat. Se non ci fosse stata la pandemia, la gente non si sarebbe interessata più di tanto alle cripto e sarebbero rimasto un po' nell'ombra i più. Dici, eh? Ma sai che forse sono d'accordo con te. Forse sono d'accordo con te. Dunque, re degli scillatori, non riesci ad avere qualche coupon per TradingView? Grazie. Non lo so, guarda, devo chiedere, lo chiederò perché non sapevo neanche ci fosse il referral link, magari c'è. Non lo so. Allora, dunque, faresti un'analisi del grafico? Qui la facciamo tra poco. Va bene, niente, dai, direi. Il bear market serve solo per tirare la rete e catturare i pesci piccoli, che sono tanti. Sono abbastanza d'accordo, sai? Perché comunque c'è questa, appunto, epurazione. Epurazione. Non mi piace usare il termine bolla perché bolla fa pensare a un asset che non ha valore. Io credo tantissimo in Bitcoin, lo sapete, però il suo andamento estremamente parabolico prevede quantomeno una correzione, ma di quelle serie, c'è cioè una fase ribassista duratura. Però basta, dai, basta fare i gufi, spegnere la gufo mode, adesso andiamo a vedere un po' le nostre notizie. Sono l'unico che spera in un bear market di quelli seri. Guardi, io ovviamente non ci spero perché ve l'ho detto, insomma, si perderebbe un po' l'interesse e la cosa mi dispiacerebbe, però vedremo, vedremo. E come ti avevo chiesto qualche live fa, secondo me potrebbe crollare come ha fatto nel 2017-18 e tornare forse sui 10k. Immaginatevi che mazzata. Chi ne gioverà sarà chi come al solito, sarà come al solito chi avrà la visione long, ma quello in generale, guardi, i mercati sono fatti così, sono fatti per spazzare via chi arriva pensando di arricchirsi in fretta e per premiare invece chi investe a lungo termine su un asset che effettivamente dimostra, come Bitcoin, dimostra che il valore ce l'ha e come, ok? Questa è la cosa, che fa veramente la differenza. Avvisaci quando comincia il bear market, promesso, promesso, appena inizio a vendere. Vi avviso, lo short di copertura è ancora aperto, lo sapete che io fino a nuovi massimi io non lo chiudo, non ci penso neanche. Comunque non ho mai venduto nulla hold tutta la vita. Tra l'altro se si ribilancia poi un po' alla volta si riesce anche a sfruttare forse anche la fase ribassista perché la si usa per andare a, come dire, ad accumulare un po', stabilizzare il portafoglio.
Io vengo dal 2023, The Crypto Gateway è milionario. Confermo, ragazzi, ma io sono già milionario. Io ho 1 milione di Shiba. Quindi più milionario di così non si può. 1 milione di Shiba, ragazzi. E poi... sono milionario, si può dire. Va bene, basta, adesso diamoci un tono di serietà. Io ho iniziato proprio ora a settembre, quindi preparatevi ad anni di bear. Fantastico. Col mio pack mi trovo in difficoltà in acquisto durante i bull market. Preferisco quando scende. Guardi, io ragazzi, la cosa che spero di più, ieri vi ho detto, ho raddoppiato il mio target su Luna, dal 2,5% al 5%. Io non so cosa darei per avere un... 2 anni di bear market su Luna, veramente sarebbe il massimo dei massimi. Avvisaci quando attivi lo short di copertura su Shiba. Sì. No, lì ho paura, ho veramente paura. C'ero da spettatore, con i tuoi video ho preso il coraggio di investirci con la giusta dose di rischio calcolato per le mie tasche e dico meno male perché mi sarei fatto male. Bravo, bravo Andrea, complimenti, perché riuscire a fare un ragionamento di questo tipo non è da tutti, soprattutto sulle cripto, dove uno arriva e dice rischio, cos'è il rischio? Qui sale tutto, bam, all in, via, vendo la casa, di reni ne ho 2, cosa servono? Toglietemene uno subito, all in su Shiba, così si fa. Allora, viva testa di bronzo, che tempi, esatto. Allora, ecco la bestemmia del secolo, bear su Luna, entra adesso invece di fare pack. Ragazzi, io entrare tutti in una volta non ce la faccio, non ce la faccio proprio, espormi a un unico prezzo, poi anche Luna adesso è steso, cioè non lo so, mi dà delle turbe psicologiche entrare tutti in una volta, però io preferisco un bel pack lungo, ecco, questo è un po' il mio stile. Casalinga di Voghera è sempre long 50 per su Doge o anche lei è passata a SHIB? Non lo so, è un po' che non la sento. Secondo me si è arricchita talmente tanto che è scappata a Dubai pure lei per evadere. Secondo me questo è quello che è successo. La casalinga di Dubai è diventata. Allora, perché parlate tutti di bear market oggi? Perché siamo in gufo mode, no, scherzi a parte, per stimolare un po' una riflessione controcorrente, che non vuol dire, non c'è nessun elemento adesso che fa pensare al bear market, ok? Il grafico ha una struttura rialzista e è tutto comunque molto bullish, lato fondamentale e così via. Però ogni tanto pensare controcorrente fa bene, anche un bel esercizio mentale al di là di tutto, no? E quindi cercare di capire che siamo in una situazione di euforia, comunque, al di là del breve termine, proprio sul lungo termine, molti di quelli che hanno acquistato, cioè quasi tutti, cioè se si acquistava nell'ultimo anno, che è dove è entrata la maggioranza della gente, dell'ultima gente, è pressoché certo che sia in profitto, e questa è una situazione che tendenzialmente è un po' così. Allora, andiamo a vedere un po' di news. Fine gufo mode. Allora, partiamo da cosa partiamo di bello? Terra Station? Cosa c'è su Terra Station? Ah, vabbè, la proposta per attivare l'integrazione con l'IBC della chain Terra. Enable IBC Transfer. Finalmente la chain Terra diventerà interoperabile con Cosmos. Non aspettavamo altro da non so quanto. Questo è uno degli step che porteranno Terra e UST all'adozione, a un'adozione maggiore, quindi Luna a valere di più. Ne ho parlato ieri anche nel video su Terra, cioè dove ho detto i perché, no? Andavo a raddoppiare la mia esposizione, il mio target su Luna. Il motivo è semplice, il prezzo di Luna, abbiamo capito, è legato alla domanda di UST, no? Al momento UST è ancora indietro, è al 53° posto con 2 miliardi e 7 di capitalizzazione. Se ci pensate, DAI ne ha più del doppio, il triplo anche, quasi il triplo, no, meno, un po' più del doppio facciamo, e io non vedo ragione perché UST deve essere meno capitalizzata di DAI, è meglio sotto tutti i punti di vista, secondo la mia opinione, quindi almeno lì io ce la vedo, e quindi Luna crescerà, Luna io sono bullish, sul lungo termine, perché c'è la componente speculativa, non dimentichiamo. E quindi questa è una cosa, vediamo, quindi ecco, oltre a questo vi volevo dire che dal wallet Terra Station, adesso forse solo dall'app, non so se, sì, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere anche da qui, allow,
Niente. Perché è stata fatta un'altra integrazione carina su Terra Station, ma qua avevo il mio address di prova e mi sa che non, o perché non c'è niente, oppure perché semplicemente ci vuole l'app. Ma a prescindere, hanno integrato nativamente il supporto per Earn. Ve lo faccio vedere su Twitter, che ce l'avevo, secondo me l'ho salvato anche nei segnalibri. Eccolo qua, guardate. Desktop app, esatto. Vedete, wallet UST, avendo il bilancio, se voi cliccate, vedete qua sotto c'è 20% APY se fate deposit e praticamente è integrato con Anchor. Quindi voi direttamente da Terra Station, dal wallet, potete mettere in Earn gli UST su Anchor, molto comodo, cioè niente di trascendentale perché anche fare un click in più non ci costa nulla, però sapete, per la comodità, la mass adoption, arrivare a più utenti possibile, anche questo non è affatto male come cosa. Bene, poi rimaniamo, beh qui è Avalanche, ci arriviamo dopo, adesso rimaniamo sul mondo Terra. Perché su Pylon ci sono due nuove vendite, due nuovi pool di fatto. Uno, quello di Psi, molto interessante, Psi, perché Nexus Protocol è uno di quei, di quelle dApp da tenere d'occhio, ok? Quindi, cioè, ve l'avevo parlato di che cos'è, è un autocompounder in sostanza che va a creare dei vault, delle strategie di farming appoggiandosi alle altre piattaforme di Terra. Quindi c'è la strategia che fa da solo il delta neutral su Mirror, la strategia che voi date Ethereum e lui vi prende in prestito UST da solo e vi sistema il loan to value di volta in volta per non farvi liquidare, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è interessante, assolutamente. La tokenomics di Psi, se non ho capito male, prende parte del valore dell'utile della piattaforma, quindi assolutamente valida come tokenomics. C'è stato lo swap, quindi la vendita iniziale, di fatto è determinato, ma ci sarà anche il pool, vedete? Il pool, quello col classico funzionamento dove si depositano e vincolano UST e si riceve, cioè si rinuncia in sostanza alla rendita del 20% che UST dà e si riceve in cambio i token Psi. Che di solito poi ci sono dei lock-up, anche lì c'è da vedere come funziona. L'altro è Valkyrie, VKR, eccolo qua. E ci sono già i pool attivi. Valkyrie in sostanza è interessante, è questo nuovo modello che mi incuriosisce molto, Share to Earn, modello social network per dire, in sostanza collega il reach, cioè il pubblico potenziale di un creatore di contenuti, come potrei essere anch'io teoricamente, dandogli valore attraverso proprio il token stesso. E questo potrebbe diventare un trend, perché io vedo anche Aave che vuol creare un Twitter decentralizzato, vedo questo trend dell'unire, no? I social media, l'unire il. Non so neanche come definirle, i contenuti presenti e i dati presenti nei social media con in qualche modo un sistema di DeFi, ecco. Share to earn mi piace come slogan, ecco. E Valkyrie è uno di questi protocolli proprio su Terra. E che dire, quindi anche qua c'è il solito modello di pool con differenti vesting, il che vuol dire per quanto tempo c'è il, come si dice, il vincolo sul deposito e le reward, vedete, anche queste si sbloccano dopo un tempo crescente. Ovviamente più si vincola, più l'APR è alto. E quindi questo è quanto. Qui è come funzionano, beh, le date, aperto oggi, l'8 di ottobre, open for deposits e così via. Io non credo che parteciperò, se volete la mia sincera opinione, perché, vabbè, vincolare comunque i miei UST al momento che ci sono delle opportunità interessanti, l'avevo fatto solo per Mine, che è il token di Pylon, che non era reperibile in altro modo. Questo io credo che seguirò il progetto. Non sono entusiasta così tanto dal voler entrare in una fase così early, però io penso che comunque sarà un progetto che avrà un esito interessante. Ma comunque,
rinunciare agli UST per così tanto tempo, preferisco usare la liquidità in altro modo. Questo è. Se volete approfondire cos'è il token VKR, vedete qua, potete vedere come funziona e un po' di mini guide per andare a mettere UST su Pylon e quindi andare a ottenere la rendita in VKR. Poi per terra questo è quanto, direi. Ah no, un'altra cosa che mi avete chiesto voi oggi riguarda Anchor e in particolare il borrow e il suo loan to value e la liquidazione, quindi la parte oscura del borrow. Come funziona? Allora, il borrow ormai lo sappiamo come funziona. Si va a depositare collaterale, lo si dà a disposizione alla piattaforma e si prende un prestito, ok? Quindi è abbastanza semplice, come avviene su Aave, come avviene su Compound, eccetera. L'unica cosa da tenere in considerazione quando si va a prendere un prestito è di non esagerare. Aspettate, mi collego anche alla testnet, così ci dovrei avere qualcosa di prova su questo wallet di prova. Borrow, tac, eccoci. Allora, ecco, vedete, io qua avevo dato Bluna, se non ricordo male, sì, $4,000 di Bluna per prendere un prestito in UST, in particolare $638. Quello che accade è, si va a depositare il collaterale in Bluna o BET, si prende in prestito UST e si viene pagati, questo è il 10% in mainnet, questo in testnet, non fateci caso, e questi UST presi in prestito li si può andare a rimettere in earn oppure usare come ci pare, ok? Anche portare fuori, vendere, comprare Ethereum per esempio. Bisogna stare attenti al loan to value. Per quale motivo? Perché se si raggiunge il loan to value massimo, che è il 60%, inizia a liquidarci la posizione. Questo è importante da capire, perché nel momento in cui si va a borroware non ci conviene spingere troppo, vedete? Infatti sopra il 50% non ce lo fa fare, tac. Quindi qui mette safe 45%, in realtà un reale safe per quanto mi riguarda è tra il 30 e il 40%. Io per stare safe non andrei oltre questo limite, questo ci tenevo a dire. Per quale motivo? Perché se succede un dump improvviso, immaginatevi che domani il mercato fa, Bitcoin fa meno 20% e Luna magari fa anche il meno 30, meno 40, perché le altcoin si comportano così. E non credo che vogliate venire liquidati, cioè se il vostro loan to value è del 45%, quindi avete dato 1000 e avete in prestito 450, se Luna fa meno 50%, questo 1000 diventa 500, voi avete in prestito 450, quindi il loan to value è superiore al 60% e vi liquida. Non deve succedere, perché se venite liquidati pagate una penale. Vi riconverti Bluna in UST per ripagare il debito, ma c'è un premium, ok? Un premium che è variabile in base all'order book dei liquidatori e arriva fino al 15%, ok? Quindi la bottom line è, non bisogna farsi liquidare, ove possibile. È una sorta di stop loss con un premium, ok? Che se ti scatta lo stop loss paghi il 10% in più, immaginati, questo è ciò che non deve accadere. Quindi se noi supponiamo, no, allora 1000 di collaterale diventa 500, il 60% di 500 cosa sarà? 300 più o meno, il che è il 30% di loan to value per una condizione iniziale di 1000. Quindi più stiamo bassi con loan to value, ovviamente più siamo al sicuro da eventi di liquidazione, da rischi di liquidazione. Poi voi potrete dire, ma non crollerà mai del meno 50% in un giorno. Me lo auguro anch'io, però vi ricordo che a maggio era successo. A maggio, questo è Luna Bitcoin, il giorno proprio del dump di Bitcoin, guardate, meno 70% in qualche giorno. Sì, in un giorno ha fatto il meno 30, quindi volendo poi uno lo vede, ha tempo di risistemare il collaterale o chiudere il debito e così via. Però mai dire mai, ragazzi, davvero, non diamo mai nulla per scontato, perché poi è proprio quello che tendiamo a sottovalutare che ci frega. E perché farsi bruciare i propri preziosi Luna liquidandosi quando si può evitare? Quindi è vero, diminuisce se il loan to value lo si tiene più basso il guadagno,
perché ovviamente prendo in prestito meno e quindi guadagno meno, ma diminuisce anche il rischio. Considerate questo, ok? Quando ci sarà Nexus, ci penserà lui, non vedo l'ora. Ci tenevo a dirvelo perché me l'avete chiesto nei commenti, ho visto anche il messaggio privato su Telegram e quindi, come dire, valeva la pena approfondire. Poi, procediamo parlando di... Il CEO di Binance ha detto che vuole aprire una sede in Irlanda. Bello, eh? Preparati curricula, perché tutti in Irlanda a lavorare per Binance. No, sempre per il discorso della compliance, sapete che Binance vuole mettersi in regola, quindi questo comprende anche l'aprire sedi in vari paesi, tra cui in Europa, per il mercato europeo. E apparentemente l'Irlanda fa parte di questi piani. Che bello. Binance e birra. Che top, vita top. Allora, niente, ve lo volevo solo condividere. Poi andiamo su Avalanche, che ha pompato come si deve gli higher yield, i rendimenti su Aave, Curve e BankUI. Andiamo a vedere come siamo messi. Allora, Aave che cosa offre di bello? Lo volevo analizzare con voi perché è tempo che io lo guardo, lo analizzo, poi dopo un'ora cambia già. Aave al momento, supponendo un depositiamo WBTC per borroware stable, oppure depositiamo, non c'è sì Ethereum, no, ma conviene WBTC. Se depositiamo WBTC abbiamo un 8% di APR, non male, già pulito così. Prendiamo in prestito qualche stable, cosa ne dite? Ad esempio USDT che ci paga il 4%, niente male, eh? In questo modo abbiamo su WBTC depositato l'8% più il 4% sul borrow di USDT più gli USDT che abbiamo borrowato, anche qua che loan to value teniamo 50%, perché magari l'una sì, ma Bitcoin il meno 50% si spera che non lo faccia mai e neanche robe del genere. Allora abbiamo la metà del nostro valore di WBTC, ma stiamo safe, dai, facciamo il 35-40%. Abbiamo il 35-40% di valore del nostro WBTC in stable, che volendo le andiamo a depositare su Curve, che adesso vediamo come va, oppure su, come si chiama, le converto in UST, le metto su Anchor al 20, poi magari uso AUST per metterlo su Mirror. Insomma, partendo da Bitcoin, quindi siamo esposti a Bitcoin, non abbiamo venduto i Bitcoin, e su quel Bitcoin abbiamo una rendita composta da tutti questi mattoncini. Bomba! E soprattutto il rischio è tendenzialmente basso, perché volendo ci possiamo fermare qui, dire io deposito WBTC, prendo il mio 8%, basta, fine, rischio zero, non prendo debito né niente. Se voglio introdurre il debito, borrow USDT e vabbè, introduco il debito, occhio alla liquidazione, e poi con gli USDT è liquidità con cui posso fare cose, ok? Quindi questo è uno. Poi BankUI, andiamo a vedere, che è un competitor di Aave, diciamo, vediamo qual è il migliore. Devo switchare il network ad Avalanche. Dunque, eccolo qua. Ormai ho una lista infinita su MetaMask di reti. Folle, totalmente folle. WBTC, allora, 5% qua. Non male, più 5,40 borrowando USDT, 5 più 5, forse era più conveniente Aave per il momento, qui invece è più conveniente Avax 16%, qua quant'era? No, è più conveniente Aave al momento, eh? È più conveniente Aave, e questo? 174% su QI, folle, totalmente folle. Poi c'è anche questo, non so se l'avevate notato, per gli holder di QI e Avax, c'è cioè il pool QI Avax su Pangolin, se lo si mette in stake poi l'LP qua su BankUI si ha il 224%. E comunque, no, conviene Aave, direi che conviene assolutamente Aave. Tra l'altro, qualcuno chiedeva anche spesso come mettere a rendita Link. Guarda, Link qua ti dà un bel 7,65 di deposito, e in più si può borroware, quindi non è affatto male come cosa. Ma questo è per il borrow, sì.
bisognerebbe anche riflettere se può essere una strategia intelligente, l'avevamo parlato anche l'altra volta, depositare un collaterale, prendere in prestito Ethereum e fare cose con Ethereum, perché già così hai un APY molto alto. Vabbè, basta trip mentali. Curve, l'ultimo tassello mancante. AVAX, Curve, Fi, tac. Vi ho fatto scappare anche oggi? No, dai, vi vedo sul pezzo, mi piacete molto. Allora, cosa abbiamo di bello? Il Tricrypto, come al solito, è il protagonista con un 46%. Ecco, i pool di stable qua siamo a un onestissimo 30 e passa complessivo, niente ma 35%. Durerà, non durerà, non lo so, sicuramente si abbasserà, però caspita. Cioè, bello, molto bello in stable al 35% su Curve, tra l'altro, massima sicurezza. Mentre a proposito di Curve, allora, facciamo un salto su Phantom. È l'ultima, giuro, poi vi lascio stare. Ah, a proposito, su Yield Yak hanno aggiunto proprio i volt di Aave. Quindi con USDC 25% sono già calati, vabbè, niente, come non detto. Mi piaceva farveli vedere, ma sono già abbastanza calati. Il volt su BankUI con Link non è male, 19%. Non so che strategia usa, perché non è sicuramente farà deposito, collateralizzo, borrow qualcosa e poi fa altre cose, però per avere il 19%. Però beh, magari poi ci vado a vedere meglio. Wow. Vabbè, niente. Questo è su VBTC, non è interessante. Vabbè, quelli di Aave non sono interessanti, quindi poco male. Volevo dirvi invece, andando su Phantom, allora, su Phantom c'è un'opportunità molto interessante intorno a MIM, che è Magic Internet Money, quella di Abracadabra, che adesso approfondiremo. Prima o dopo, vi ho fatto il sondaggio su Telegram, preferite prima Phantom, quindi facciamo prima Phantom la prossima settimana e poi faremo anche Abracadabra e dintorni. C'è questo pool, 3 pool V2, con dentro le due stablecoin classiche, quindi USDT e USDC, FUSDT, quella di Phantom, e MIM. MIM è la stablecoin firmata Abracadabra Money, dove non è su Avalanche, però ve la faccio vedere su Ethereum, che è dove esprime il suo massimo potenziale, perché MIM è collateralizzata dai cosiddetti yield generating asset. Se voi vedete, andiamo su Borrow, si può mettere a collaterale tutta questa roba per creare MIM. Quindi quelli Y sono quelli di Yearn. Poi cos'altro abbiamo di bello? CVX, quello di Convex. CVX di nuovo, Phantom stesso, AGLD, quindi Adventure Gold, Alchemix, insomma, sono un po' S-Spell, mamma mia che roba, che è il token che farmi, tra l'altro, vabbè. E comunque tutti questi collaterali che già di per sé generano interesse, X-Sushi, che è il sushi messo in staking, generano interesse, in più li puoi andare a utilizzare qui come collaterali per creare, guardate, MIM, e lo si può creare con dei loan to value anche estremi. Guardate, facciamo un esempio, io ho 10 CVX 3 pool, no, non me lo fa, niente, oh sì, me lo fa, allora facciamo 1000, ok, che equivalgono all'incirca $1000. Io posso andare a creare MIM, vedete, con un loan to value fino al 90%, un MIM vale un dollaro, e posso anche usare una leva, se sono pazzo furioso, guardate, 2x, 3x, 4x e così via. Però attenzione al liquidation price, che si avvicina sempre di più pericolosamente, posso anche fare 10x e c'è l'omino del McDonald's lì che mi fa capire quello che sarà il mio futuro. Comunque, senza fare i degeneri, quindi rimanendo safe, magari io ho il mio asset che genera interesse, creo, borrow, o meglio collateralizzo e creo MIM, la metà, e come dire, questo MIM poi ci posso fare cose. Questo è che cos'è MIM, quindi è una stablecoin modello simile a DAI,
che però dai, è collateralizzato da Ethereum, USDC e altri RC20. MIM è collateralizzato da dei token che generano yield, yield generating assets, figata per quanto mi riguarda. E questo è MIM. Quello che vi volevo far vedere era su Phantom. Torniamo alla home page. Andiamo su Phantom, Switch, perché c'è questo due pool che vi ho fatto vedere qua, cioè il 3 pool V2, scusate, che contiene MIM, USDT e USDC, tre stablecoin, e se poi io faccio stake, no non è stake, scusa, è farm, e vado a, quindi vado a mettere una delle tre stablecoin nel 3 pool V2, anche USDC se voglio, non devo avere MIM per forza, su Phantom, prendo l'LP token, lo metto qua, su Abracadabra, e ho un 60% di APY sulle stable. Non male, che ne dite? Non male affatto, me lo dico da solo. Quindi questo ve lo volevo condividere perché è un'opportunità. Rischio, livello di rischio, sicuramente non è dei più bassi, sia chiaro, perché, come dire, è un ecosistema interessante, ma molto nuovo, molto fresco, anche se è in crescita e credo che il billion di TVL l'abbia superato, però non me la sento che di dire che è a rischio di curve o di simili, quindi è un rischio un pelo più alto, consideratelo. Però questo è quello che vi volevo condividere. E poi a proposito di Phantom, Yearn Finance è arrivato anche su Phantom. Per ora c'è poca roba, ho visto. Vediamo, Volts. E non ci sono ancora gli APY, vedete, ecco, ci sono 4 Volt, Phantom, DAI, USDC e MIM. È il nostro MIM, ormai conquisterà il mondo. E Iron Bank, questa è una piattaforma di lending che però non c'è utilizzo, quindi ancora poca roba. Ci aggiorneremo se diventerà interessante. Ho terminato, tocca a voi. Abbiamo cambiato un po' l'ordine delle cose oggi. Abbiamo fatto domande e Q&A prima, e poi le notizie, poi i grafici, va un po' di casino, dai, come viene viene. Tocca a voi adesso però. Allora. Ciao Luke, prenderai Gods? Ci provo. Hai qualche strategia per riuscire a entrare nella prevendita su CoinList? Questa, incrociare le dita. Io ci provo ovviamente, ci provo, ma so già che non ce la farò. Visto il periodo di DeFi Explosion, io farei un bel video sul funzionamento dei bridge, modi d'uso e potenziali rischi. Tutti bridge? Potrebbe essere un'idea. Come la vedete? Cosa ne pensate? Tra l'altro, c'è una cosa che non vi ho detto. Allora, aspettate, andiamo su Dex Guru. La cosa che non vi ho detto è che la reward che vi dà Abracadabra Money qua sullo staking è in spell, che è quello che se poi mettete in staking diventa S-Spell, vabbè, ma non andiamo troppo oltre. Volevo solo farvi vedere il grafico di Spell nell'ultimo periodo. Facciamo un giorno. Com'è? Non male. Non è male, però sembra che esista solo Shiba. Ma mi sa che ha outperformato Shiba 2000% in due settimane. Folle, totalmente folle. Non so veramente cosa dire. Vabbè, procediamo. Dunque, per Phantom giochi a Rarity Game? No, non gioco molto su Phantom, ma neanche sulle altre chain in realtà. Ma Atom, con tutto l'ecosistema che si sta creando, andrà to the moon? Guarda, Atom, purtroppo, cioè, sai qual è il fatto? Che il token Atom di per sé serve alla chain Cosmos, ma poi, ad esempio, Osmosis ha la sua chain, ognuno ha la sua chain, quindi il token Atom alla fine non ha tutto quell'interesse. Sicuramente verrà coinvolto, perché Atom è la chain cuore dell'ecosistema Cosmos, però cioè, è l'hub centrale, non dipende dalle singole chain, ecco. Ma per scambiare l'una in UST conviene farlo direttamente su TerraSwap? Direi proprio di sì, assolutamente. A proposito, avete visto che hanno riaperto i prelievi di Luna da Binance? Proprio oggi, fresco di oggi.
Oggi Mirror mi ha mostrato un saldo negativo e mi ha minacciato di liquidazione. Poi fatto il refresh, tornato ok. Ci sono stati problemi che tu sappia. Oddio, fortunatamente non mi è mai successo una cosa del genere. Mamma mia, ci credo che hai avuto paura. Magari era un problema grafico di UI. Allora, sì, anche ieri problemi dovuti a Columbus 5 è successo pure a me. Ah, magari c'era il feed dell'oracolo bloccato, del prezzo ancora, a cavallo della migrazione a Columbus 5. Poi, pareri su JetSwap Finance, non lo conosco. Ciao Luca, crollo vedi bene come investimento a lungo termine? Ti dico la verità, sì. Secondo me è assolutamente valido, perché non lo detengo, a parte quelli che ho in stake per la carta, però Crypto.com, ragazzi, adesso con Kronos, io vi faccio una testa così, no, non voglio neanche più ripeterlo, però con Kronos secondo me avrà una bella carica, Cro. Secondo me avrà un driver di domanda in più. Se ne parla, non se ne parla tantissimo di Kronos comunque, non ne ho visto parlare troppo. Vabbè, appena esce ci facciamo un bel super video, quello sappiatelo. Allora, volevo chiedere una cosa, se su Crypto.com metto in stake 3.500 euro di CRO e poi scaduti 6 mesi valgono di meno, poi devo cambiare piano di stake e vado nella fascia dei 350 euro oppure posso riaccedere ai vantaggi? No, tu finché li tieni in stake rimani con i tuoi vantaggi, anche dopo i 6 mesi, però se dopo i 6 mesi fai unstake, allora attento, perché se rifai stake dopo e valgono meno non puoi più accedere a quella fascia lì. Quindi se tu non fai mai unstake, anche se dovessero valere 100 euro anziché 3.500, non cambia niente. Se fai unstake invece è come se tu ripartissi da zero, ecco. Allora, non ho capito come ottenere il token di CVX per metterlo a collaterale su Abracadabra. Dopo aver depositato su Curvo il token CV3 pool, ma non so come ottenere il CVX token. Devi usare Convex. Su Convex si ottiene il CVX token. Allora, 3 pool e ti dà l'LP token di Curve. L'LP token di Curve su Convex lo metti. Dove sta? 3 pool, eccolo. E ti dà il CVX, che di per sé va a rendere già questo. Il CVX è boostato da Convex. E quindi poi il CVX lo collateralizzi su Abracadabra e ti pigli pure i meme li metti nel pool di Curve, che poi metti in stake su Abracadabra per ottenere gli spell. Cosa devi fare poi? Non lo so, viene la risatina isterica, mi scappa, vabbè. Allora, cosa ne pensi di Orion Protocol? Orion Protocol è abbastanza interessante, ti dico la verità. Però, allora, andiamolo a prendere. Orion Money, tac. C'era un però, non mi ricordo quale. Ah sì, in sostanza ti converte le altre stablecoin in UST, una roba del genere. Il però era proprio questo, che ti conviene convertirle tu in UST. Switch, ok, solo Ethereum. Orion in sostanza, adesso te lo spiego. Allora, eccoci. Vedi, si vanno a depositare le varie coin su Ethereum e lui ti dà un rendimento senza farti fare gli sbattimenti di spostarle. Ma lui quello che fa è andare a convertirle in UST e andarle a depositare su Anchor. Quindi ti conviene farlo direttamente tu. Perché sì, è vero, eviti di fare i salti di chain e quant'altro, ma è su Ethereum che ti costa già uno sproposito, quindi forse ti conviene addirittura fare il salto di chain. Questo è Orion, e per quello era un po' interessante, ma allora dove siamo finiti? Cosa ne pensi di Celsius come piattaforma dove mettere i propri bitcoin e cosa ne pensi del suo token come rendita? Allora, beh, Celsius è ottima, assolutamente valida, perché anche Tether, se non sbaglio, ci mette parte della liquidità. No, scherzi a parte, è molto valida, l'ho sempre usata e mai avuto niente da ridire. E il suo token, io non sono un grande fan, però ottengo la rendita in sell, poi li cambio periodicamente per avere più rendita. Poi
Ma crypto.com, l'app, come funzionano le fee quando vuoi convertire le cripto in euro? Perché non si capisce nulla. Allora, c'è uno spread nascosto, non è nascosto perché quando converti lo vedi. C'è uno spread, c'è un bel ricarico. Non ci sono le fee, cioè che di solito tu vedi quanto paghi di fee, lì le fee sono zero, ma comunque se un Bitcoin vale 54.000, lì magari quando lo vendi a 53,5. Un po' di spread, insomma. Non è conveniente, sinceramente, vendere direttamente dall'app di crypto.com. Potresti fare un video sulle strategie di farming come fosse un portafoglio cripto. Guarda, ce l'ho in mente, sai, lo volevo fare su una strategia di farming semplice, adatta a tutti, dove si fanno dei ragionamenti interessanti. Sì, lo facciamo. Celsius senza fee di withdraw, che io sappia sì, se non ricordo male. Mi pare proprio di sì. Cosa ne pensi della storia di Tether e dell'inchiesta in corso? Pensi ci sia da preoccuparsi, ragazzi? Io non ne posso più di sentire la Tether Food. Io, a dir la verità, Tether sono abbastanza tranquillo. Non, cioè, collaborativo con le autorità, è ovunque, quindi, ripeto, se ci fosse da preoccuparsi della sanità di Tether, sarebbero prima gli exchange a farlo. Quindi, finché non si preoccupano loro, non lo faccio neanch'io. Perché gli exchange ne hanno a billion di Tether. Ne hanno a billion. Allora, dove siamo finiti? Di nuovo mi si frizza tutto. Come la vedi una messa a rendita all-in su Anchor con magari un'assicurazione di Unleashed Finance per stare ancora più sicuri? Allora, in realtà, quasi quasi aspetterei Ozone, che è un'assicurazione nativa Terra, che dovrebbe uscire a breve, così non devi farti lo sbattimento di usare Unslashed. Però io ti dico, Anchor per me è veramente una delle top piattaforme per la rendita e anche come rischio è veramente tra i più bassi, tra i più bassi. La smette Luna di scendere? Ma magari scendesse, magari. Non so cosa darei per un bel bear market di Luna. Ah, dai, bravo Luna, dampa come si deve. Così il mio piano d'accumulo procede meglio. No, ma a parte gli scherzi, adesso è ancora nel suo blocco di top, quindi estesa sicuramente. E c'è da vedere, ieri aveva reagito bene qui, in maniera millimetrica, proprio rimbalzato sul pool di domanda ed è andata direttamente. No, qui non c'è arrivata. È andata subito a fare una candelozza verde, tra l'altro potente. E beh, questa è la sua resistenza principale, 9.500. Quindi se andiamo a riperdere questo livello, non benissimo. Se andiamo a fare nuovi massimi, molto meglio. Però, ripeto, lato PAC, io sono più contento se correggiamo un po'. Se correggiamo seriamente, qui tra i 3.600 e i 4.000 sarebbe una buona zona di osservazione. Poi, allora, urca, 55 minuti. Amici miei, mi sa che... Oh no, sono in ritardo. Benvenuto, eh. Mondo Sol novità, sai che non l'ho più seguito tanto perché non ho visto grossissime novità. Devo aggiornarmi meglio, devo aggiornarmi meglio. Ma ci dobbiamo spaventare per i problemi di Celsius? So che ci sono casini con i regolatori del Kentucky. No, il fatto non è che c'è da preoccuparsi per Celsius, c'è da preoccuparsi, o meglio, cioè in America rischiano di non poter più utilizzarlo, perché il problema è l'America, la SEC, che ha definito tutte le piattaforme di lending, custodial, security. E quindi il fatto è che i nuovi utenti americani non possono aprire un account su BlockFi e su Celsius se la SEC ha ragione, perché c'è ancora in corso l'indagine, no? Anche BlockFi, vi ricordate, che aveva avuto qualche rottura di scatole. Adesso non c'è più stato nessun aggiornamento, quindi per il momento non succede niente. La cosa peggiore che possa succedere è che gli americani non possono più creare nuovi account su quelle piattaforme. E se in caso contrario i CRO aumentano, cioè se il valore aumenta e dopo io prendo dopo il periodo X faccio un stake e lascio solo il necessario, ah beh, lì lo puoi fare, eh. Lo puoi fare. Assolutamente, perché tu se hai, supponiamo, da anziché 3.500, 5.000, fai un stake, vendi e rifai stake con 3.500, però hai un altro vincolo di 6 mesi, che se no non avresti. Quanto costerà il gas di Ethereum per fare tutto l'ambaradan di abracadabra? Sì, parecchio, parecchio, parecchio. Fortuna che c'è la parte su Phantom, fortuna.
Allora, amici miei, andiamo a vedere il grafico di Bitcoin. Bitcoin, se no oggi non ce lo filiamo. Allora, niente di nuovo in realtà, perché abbiamo già detto tutto. Quindi breakout, abbiamo adesso questa fase di piccolo storno, quindi questo è un possibile entry, come detto l'ultima volta, tra i 49.000 e i 52.007, giù di lì, perché era il vecchio falso breakout, quindi adesso un po' una zona di liquidità. Stop loss ho sotto all'ultimo leg up, vedete, questa è l'ultima leg up prima del breakout. Il breakout origina da qui, quindi come punto per il riferimento dello stop loss ci sta, perché il ragionamento è: se riassorbe tutto il breakout voglio uscire dalla posizione long, ho sbagliato. Altrimenti si può andare a estendere il tutto fin qua come entry, però non lo so, non lo vedo molto sensato. Però è un setup diverso con stop loss qua sotto, quindi io dico voglio mediare a ribasso il più possibile per entrare, per cercare di diluire l'ingresso, stop loss in caso di lower low. Lo capisco. Adesso abbiamo fatto l'higher high, questa è una cosa positiva, quindi non la vedo malaccio come situazione. Primo target, i massimi 58.300, 61.300, che bello sentire questi numeri, fa un bel effetto. E poi se li rompiamo, boom, trend follower, si segue. Mentre il caso bearish sarebbe, ve l'ho detto, il riassorbimento del breakout, il lower low e di nuovo il test dei minimi a 30.000. E come cambiano già tutte le cose, però le probabilità sono sicuramente a favore del caso bullish, perché vedete come il trend dominante adesso è questo. Stiamo un po' a vedere. Mentre guardando le altre principali, Ethereum ha un attimino rimbalzato, ma potrebbe essere un bearish retest, non benissimo Ethereum, quindi non cerco il long sicuramente. E in generale le altcoin come sono messe? Dunque, abbiamo una ripresa ipotetica dell'uptrend della dominance con tanto di incrocio delle medie mobili, quindi non andrei proprio a cercare forzatamente delle posizioni sulle alt, se devo essere proprio sincero. E perché potrebbe proseguire. Se Bitcoin poi va a fare nuovi massimi, mi immagino che appunto le altcoin ne patirebbero di sicuro. Dunque, Phantom oggi pompa in una maniera atroce, molto bravo, molto bene. E di altro, One, Harmony. Mi sono perso qualcosa su Harmony? Però anche voi ditemele queste cose. Ah, Yearn che pompa un po' perché ha deployato su Phantom, ma vabbè, non è particolarmente bello il grafico di Yearn. E poi di altre cose interessanti non ne vedo più di tanti. Axi sta rallentando un po', ha fatto una bella punta, è entrata una vespa, benissimo. Se mi vedete scappare urlando, no, è una cimice, ma meglio. Ho avuto attimi di terrore, no, non lo so che cos'è. È una fottutissima vespa. Bene, bene, ragazzi, mi sa che ci salutiamo qui prima che le cose finiscano male. E guarda, fortunatamente abbiamo terminato la live, perché è anche grossa questa bestia. Amici, noi ci vediamo, vedete il terrore nella mia faccia, noi ci vediamo direi come al solito lunedì alle 18.30, è un fenicottero, no? Vespa Coin su BSC, ma tra l'altro vola a una velocità incredibile, io devo fuggire assolutamente, questa è folle, mi vuole i miei bitcoin, qui è una vespa cimice. Amici miei, ci salutiamo, buona serata a tutti, buon weekend, fate i bravi e noi ci vediamo alle 18.30 lunedì prossimo. Non vi faccio neanche la scillata di Prime mica Prime, perché devo fuggire dell'abbonamento gratuito con Amazon Prime, perché devo fuggire dalla vespa. Se non mi vedete lunedì sapete che cosa è successo. Ciao a tutti e grazie.